Libertà di stampa invece. Ma per quanto riguarda la libertà di stampa, secondo me, il pontefice forse era sindone, non so a quale aspetto si possa riferire, ma il vescovo, secondo il mio modesto parere, non poteva riferirsi all'Italia, è chiaro, è evidente. Io provo a immaginare in questo momento dove manca la libertà di stampa. Chavez, che è il dittatore della Venezuela, ha chiuso 40 emittenti private, più 3 televisioni, cioè questa è vera dittatura. Eppure è venuto qui, è stato sannato, la sinistra ha pensato di farlo diventare alla Mostra di Venezia come un vero e proprio personaggio, gli hanno pure dedicato un film, Oliver Stone gli ha dedicato un film. Penso che questa sia vera dittatura. In Italia dittatura è assenza di parola su chi? Su Berlusconi che ieri, non 100 giorni fa, ieri è stato attaccato dove una prostituta è stata portata in una televisione pubblica dove tutti paghiamo il canone per dire non si sa che cosa perché ha farfugliato non si sa che cosa. E allora il ragionamento è che se fosse vera dittatura ci sarebbe un qualcuno che evidentemente non consentirebbe che tutto questo accada. Il fatto stesso che si possa attaccare impunemente, forse in maniera eccessiva, no? Le istituzioni è la prova concreta che in Italia di libertà c'è e ce n'è Certo abbondantemente. che però c'è anche, se mi consente, anche l'esempio dell'Inghilterra dove c'è stato un grande subbuglio per la Camera, nella Camera dei Lord per dei rimborsi magari presi impropriamente di poche migliaia di euro e comunque è veramente crollata tutto un Parlamento, mentre in Italia comunque cerchiamo di rallentare un po' la tensione su questi argomenti. No, 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 guardi, io non sono assolutamente d'accordo. In Italia, da quanto esiste questa leadership del centrodestra nella persona di Silvio Berlusconi, e cioè dal 1994, l'abbiamo vista di cotte e di crude. Berlusconi è stato accusato di evasione fiscale, di essere mafioso, di non essere adeguato a un punto di vista politico. Adesso sono arrivati pure inchieste giudiziarie a non finire, 769 visite alla Guardia di Finanza, non so quante centinaia di processi. Adesso siamo arrivati pure alle accuse di questo genere, che sono quelle che forse più da Gossi, più da Eva 2000, che non da giornali e telegiornali seri, di che stiamo parlando? Le ha superate tutte queste prove Berlusconi, vuol dire che la prova concreta è che forse se i giudizi non solo dell'opinione pubblica, non solo della gente che gli dà i voti in larghissima maggioranza, ma anche dei giudici, dei tribunali in giudizio definitivo e gli danno conferma di questo, mi pare di poter dire senza ombra di dubbio che probabilmente siamo di fronte a una montatura mediatica e in Italia sappiamo bene che c'è un eccesso da questo punto di vista teso a screditare le istituzioni. Per fortuna il nostro Presidente del Consiglio è tosto, va avanti e soprattutto ha con sé la gente. Torniamo a casa nostra, l'attacco dell'assessore regionale all'industria Marco Venturi, più che un attacco da parte sua, una constatazione del fatto che la tradizionale Fiera di San Michele allestita lì in via Rocester abbia creato non pochi problemi, sia per quanto riguarda la sicurezza, sia veri e propri disagi per i cittadini. Che cosa diciamo? Io non mi voglio pronunciare perché non faccio sondaggi d'opinione di questo genere, però mi pare di avere colto in generale un largo consenso, ritorno al passato, larghissimo consenso. E soprattutto il presidente della Camera di Commercio di Caltanissetta, che è anche assessore all'industria, che è proprio lui, si dovrebbe ricordare che tutti i commercianti hanno voluto espressamente che la fiera si trasferisse lì. Allora c'è qualcosa che non va, vuol dire che lui fa il presidente della Camera di Commercio senza probabilmente nemmeno leggersi le delibere che sono state prese ai suoi associati. E poi aggiungo un particolare, io penso che l'assessore all'industria dovrebbe pensare a ben altre cose. Abbiamo un'area di sviluppo industriale che è bloccata 2 anni e mezzo, che non lascia né licenze, non produce nessun tipo di forma di sviluppo. Perché non viene costantemente qui, si insedia come fa un buon capitano e risolve tutti i problemi che ci sono? Proprio oggi sui giornali abbiamo letto che 22 dipendenti sono senza stipendi. Sappiamo che ci sono decine di aziende che hanno prodotto, decine di aziende che possono, anche aziende fuori dai confini nazionali, perché ci sono delle multinazionali che vogliono investire qui a Caltanissetta e sappiamo bene che questa ASI non fa uscire un foglio di carta. Allora io dico, noi che cosa dobbiamo pensare? Che i mafiosi sono soltanto coloro che mettono le bombe? C'è anche una cultura mafiosa che deve essere sconfitta. Noi ci aspettiamo che Venturi, che è a capo fra l'altro di un largo movimento che da questo punto di vista quindi ha grande sensibilità, venga a risolvere i problemi che sono in questo momento inerenti all'area di sviluppo industriale di Caltanissetta, sbloccando le centinaia di potenziali posti di lavoro che si potrebbero realizzare. Lo metteremo alla prova sicuramente su questo, non certamente su un problema di viabilità che riguarda, mi si consenta, forse qualche consigliere comunale di Caltanissetta, non certo un assessore regionale all'industria.
Ecco, andiamo avanti con il nostro telegiornale. Tre vicende importanti, due che riguardano la sanità e una che riguarda la sindacale, con la mobilitazione degli agricoltori che si sono riuniti anche a Caltanissetta in un copioso massiccio sit-in di protesta. Le motivazioni le sentiremo nel servizio. Per quanto riguarda la sanità, ci sono novità per l'ospedale di Mazzarino. L'assessore regionale alla sanità Russo ha finalmente, direbbe qualcuno, dichiarato che l'ospedale sarà potenziato. Inoltre la relazione degli ispettori, sempre dell'assessorato regionale al lavoro, per la morte del giovane Filippo Ligami. Ci vediamo al blocco e ritorniamo in studio. È una protesta che riguarda non solo gli agricoltori, ma soprattutto i consumatori, quella messa in atto dagli agricoltori che anche a Caltanissetta, dopo aver manifestato in tutta la Sicilia da questa mattina, hanno inscenato un sit-in permanente in zona Pian del Lago. Insieme alle diverse centinaia di agricoltori e dei loro rappresentanti sindacali, anche i sindaci e gli amministratori dei comuni, non solo della provincia nissena, ma anche dei paesi delle Madonie, da Gangi a Petralia Sottana. Motivo della protesta: ancora carenze di carattere economico e di mercato. Il 2009 è l'anno dei record nei ricarichi dal campo alla tavola per effetto del crollo medio dei prezzi alla produzione del 16%. I consumatori italiani non hanno beneficiato della forte riduzione dei prezzi, che rischia di provocare l'abbandono delle campagne con il crollo delle quotazioni alla produzione, che nell'ultimo anno sono calate del 53% per le pesche, del 30% per grano e latte e fino al 40% per l'uva da vino. Significativo il caso del prezzo del grano riconosciuto agli agricoltori, che oggi è molto più basso di quello di 25 anni fa. Se un chilo di grano si vendeva a 23 centesimi e un chilo di pane a 52, oggi la stessa quantità di grano è venduta a circa 15 centesimi, mentre un chilo di pane è acquistato dai cittadini mediamente a 2,7 euro al chilo, con un ricarico di oltre 19 volte. Queste alcune delle rimostranze degli agricoltori. La posizione mia personale del comune di Gangi, che rappresento a tutti gli effetti, è di fare una manifestazione e arrivare alla prefetta ed entrare una delegazione. Bravo. Stare qua 300 bravo. Persone non facciamo niente. Bravo, bravo. Lei non può decidere per tutti che non rappresenta qua nessuno. Dobbiamo andare là tutti assieme. Di Petralia Sottana, io non sono venuto per un sit-in. Chiaro? Se ci sono i presupposti di recarci in prefettura. Il nostro impegno sarà quello di farci portavoce presso le sedi istituzionali competenti, sia regionali che nazionali. L'ascolto delle istanze dei manifestanti da parte del prefetto non è bastato. Così nel pomeriggio non vi è stato nessuno sviluppo significativo. Il sit-in permane a Pian del Lago, ma intorno alle 17 una cinquantina di agricoltori hanno spostato i propri mezzi verso lo svincolo autostradale, non per bloccare la circolazione, ma per diffondere la protesta e far conoscere le proprie motivazioni. Quante più persone possibile. Non vogliamo creare disagio alla popolazione, sostengono i manifestanti, ma vogliamo risposte concrete da parte delle istituzioni. L'assessore regionale alla sanità Massimo Russo e il direttore generale dell'ASP 2 di Caltanissetta Paolo Cantaro hanno illustrato i contenuti di una proposta di potenziamento dei servizi sanitari per l'ospedale Santo Stefano di Mazzarino durante un incontro che si è svolto oggi, al quale hanno preso parte il sindaco di Mazzarino Vincenzo D'Asaro e alcuni dei suoi consulenti, insieme ai rappresentanti del comitato di protesta cittadino. La proposta prevede che il presidio ospedaliero di Mazzarino sia dotato di un pronto soccorso aperto 24 ore su 24, con posti letto di osservazione supportati da tecnologie adeguate per il collegamento in telemedicina con i centri di secondo e terzo livello e con personale medico e infermieristico adeguato sia nel numero che nelle professionalità. La garanzia del servizio di emergenza del 118 con ambulanze di ultima generazione dotate di personale infermieristico, ma anche in grado di effettuare un trasporto medicalmente assistito. L'assessore Russo ha chiesto anche che venga realizzata con la massima urgenza la pista dell'elisoccorso, per la quale sono già stati previsti finanziamenti dall'assessorato e dalla provincia di Caltanissetta. Attività di day service anche per la chirurgia di tipo ambulatoriale. Il presidio di Mazzarino inoltre sarà oggetto di interventi di ammodernamento e messa in sicurezza. Al suo interno verranno previsti posti letto dedicati alla lungodegenza e alla residenza sanitaria assistita, con l'avvio già dal mese di ottobre, d'accordo con i medici della medicina territoriale di base, di interventi di assistenza domiciliare. All'incontro erano presenti
presenti i deputati regionali della provincia di Caltanissetta, Lillo Speziale, Miguel Donegani, Raimondo Torregrossa e il presidente della provincia di Caltanissetta, Giuseppe Federico. Presente anche Giovanna Baraldi, rappresentante della GENAS, l'agenzia ministeriale che supporta il lavoro delle regioni.